Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere e vi do il benvenuto in questa nuova parte. Nella parte scorsa abbiamo affrontato di nuovo Brock, ma cosa più importante, abbiamo ottenuto il nostro Cyndaquil. Il Cyndaquil iconico di Ash, che ora vi faccio vedere, eccolo qui, tipo fuoco, a cui abbiamo dato la pietra stante per non farlo evolvere. E ha come abilità la classica abilità che potenzia le mosse di tipo fuoco quando è in difficoltà. E come mosse aveva Flamethrower, che già aveva, Quick Attack che ha imparato, e due mosse che gli abbiamo insegnato noi tramite MT, Aerosalto e Flame Charge, che sarebbe Nitrocarica. Dopodiché abbiamo Bailiff e Heracross, che direi di mettere qui. Ecco fatto. Bailiff ha il Miracle Seme come strumento tenuto, e Heracross per adesso non ha niente, lasciamolo così, che va bene comunque. In questa parte andremo ad affrontare la palestra di Azalina, eccoci qui. Azalea, Pokémon Gym Leader, Bugsy, The Walking Bug Pokémon Encyclopedia, cioè l'enciclopedia vivente dei Pokémon di tipo coleottero. Vediamo un po' questo Bugsy, eh. Bugsy usa Pokémon di tipo coleottero. Sono deboli contro fuoco, volante e roccia. Sono forti contro psico, erba e buio. Poi, oltretutto, lotta, erba e terra non gli fanno molto danno. Va bene, noi abbiamo un Cyndaquil con una mossa di tipo fuoco e una di tipo volante, e volendo abbiamo un Heracross con sassata. Direi che sarà una palestra abbastanza facile questa. Temi gli insetti, ci dice questo Pidgeamosque. E guarda, caro Pidgeamosque Al, chi sei? Il marito, il papà di Malcolm in the Middle, Al? No, forse lui era scritto con HL, però HL non è anche il robot di Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio. Comunque il fatto che Caterpie non sia morto con un aerosalto mi fa davvero strano, eh. Dovrò chiedere conto alle autorità competenti. Mannaggia a me che mi ingarbuglio. Ecco fatto. Lancia fiammato il Cyndaquil. Andiamo a battere anche gli altri allenatori. Sì, Bugsy mi farà perdere. Guarda, ne sono sicuro che Bugsy mi farà perdere. Ho talmente paura di Bugsy che sono qui a tremarmi. Mi tremano le ginocchia, guarda. Aerosalto, addio, sì, e addio Weedle. Beedrill, oh, interessante. Questo almeno ci darà un bel po' di punti esperienza. Vai, arrostiamolo. Esattamente, molti punti esperienza. Oh, ruota fuoco! Molto interessante. Molto interessante. Potremmo toglierlo al posto di Flame Charge. Toglie 10 in più a 5 pp in più. E certo non aumenta la sua velocità. Cosa un po' più brutta, però fa più danno. C'è anche da dire che se volessimo fare danno avremmo lanciafiamme. Però sapete, ruota fuoco è una mossa così iconica di Cyndaquil che io gliela voglio insegnare comunque. Kakuna. E a questo punto usiamo ruota fuoco. Vai. Mi dispiace, guarda, dispiace a me, non a te. Vai. I'm just as good, I can be the gym leader for you. Wow, questo se la crede talmente tanto che dice che è forte tanto quanto Bugsy e potrebbe essere tranquillamente il nostro capo palestra. Va bene, vediamolo. Mi sa che non sei tanto forte, però l'importante è crederci. Josh ha mentito, infatti lo ammette di aver mentito. Non perderò, ok? Va bene, questo è un allenatore obbligatorio che dobbiamo sfidare. Manda in campo Ledibug. Vai con Flame Wheel. Beh, effettivamente le mosse stab fanno ovviamente più danno, rispetto a Aerosalto, che non è stab. Proviamo un'altra volta Aerosalto, vediamo quanto danno facciamo. Ok, lo shottiamo comunque, niente male. Spinarak. Com'è successo? Non lo so, amico mio, com'è successo, ma so che ora possiamo sfidare Valerio. No, aspettate, Valerio era il primo. Bugsy, come lo chiamavano in italiano? Sapete che non ricordo come chiamavano in italiano Bugsy? Forse Antonio? Ricordo male. Hi there, I'm Bugsy. Tra l'altro non si gira manco lo sprite. Va bene. Le mie ricerche, o meglio la mia ricerca,
is going to make me a leader on bug type Pokémon. Riuscirà a rendermi un luminare dei Pokémon di tipo coleottero, va bene. Let me demonstrate what I've learned from my studies in a battle. Lasciami dimostrare quello che ho imparato dai miei studi in una battaglia. Beh, chi mandiamo se non Cyndaquil, Heracross, Bailiff? Vai. Anche perché se avessimo mandato Pikachu o qualsiasi altro Pokémon ci sarebbe stato ancora più facile. Quindi anche no. Flamethrower su Spinarak. E addio Spinarak. Scyther, attenzione. Vai, Flamethrower. Swordsense, questo è pericoloso, perché aumenta il suo attacco di 2. Usiamo Quick Attack. Dovremmo forse riuscire a tirarlo giù. Proviamo. Attenzione, lo switcha. Questo è strano. Beh, Flame Wheel. Questa è una kill gratuita. Vai. E manda in campo di nuovo Scyther. Mandiamo Heracross questa volta, dai, cambiamo. Mandiamo Heracross. E gli facciamo usare Aero Assalto. Ci usa lacerazione, ma non ci fa praticamente nessun tipo di danno. E noi con Aero Assalto lo uccidiamo. Vai. Le mie ricerche vanno molto meglio sulla carta. Va bene, Bugsy. Ti sei guadagnato la medaglia alveare. Ottimo. E anche questa MT. Oh, Forbice X. Non è niente male, è un potente attacco di tipo coleottero. Che vorrei subito andare a vedere, infatti. Forbice X. Da dare a... No, non puoi imparare a Heracross. Delusione totale. Heracross non può imparare Forbice X. Pessima cosa. Pensavo di poterglielo insegnare, sinceramente. E poi, boh, cioè, mi sembra anche abbastanza giusto che possa imparare Forbice X, voglio dire. Ok. Abbiamo battuto quindi Bugsy, il capopalestra di tipo... della palestra di tipo coleottero di Azzalina. Salve, Pignamosche. E questo ci dava una... Gicocca blu, mi ero dimenticato di venirla a prendere nello scorso episodio. Bene, possiamo a questo punto proseguire perché quelli che lavorano alla miniera qui non ci sono più, agli scavi di carbonella, siamo nella Ilex Forest. Ci saranno un po' di Pokémon da catturare qui forse, eh? Questo posto è il paradiso, ci dice il Pidgeomosche. E io sono venuto ad incendiarlo con Cyndaquil. Ups. Ups. Ah, non volevo fare Flame Wheel. Se questo spargi spore poi mi paralizza, mi avvelena. Ok, fortunatamente non lo fa. Ledyba. Match Punch, va bene. Addio Ledyba. Ho perso, sì, me ne sono accorto. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui in giro, eh. Un allenatore qui. Oh, per favore, ascoltami. Va bene, ti ascolto. Sylvester Stallone, Spossible, manda in campo Farfetch'd. Ok. Qui ci serve un Flamethrower di potenza, eh. Infatti, pensavo che non saremmo riusciti a tirarlo giù in un colpo. Lui con Furia ci colpisce 3 volte, ci fa anche parecchio male. Però noi saremo di livello 21. Lavora come un team, lavora di squadra, sarebbe. Va bene. Qui trova un bel revive. E vediamo un po' che Pokémon si trovano in questo bosco, in questa Ilex Forest. Oh, nuovo, uno Snubbull. Ruota fuoco non dovrebbe ucciderlo. E infatti. Oh, ma ultimamente sto azzeccando molto i danni, eh. Sto azzeccando davvero tanto i danni. Ah, cattura critica, avete visto? L'ondeggino della Pokéball. Va bene, non serve a niente la cattura critica contro uno Snubbull a livello 13 a vita rossa, ma va bene comunque, me la prendo. Tipo folletto è diventato con la sesta generazione Snubbull. E ce lo siamo presi. Proseguiamo. Andiamo da questa parte. Non c'è niente qui, va bene. Andiamo un po' più su allora. Oh, un Eevee. Io mi ero messo a fare le uova per avere un sacco di Eevee e qui si trovano selvatici. Vergogna, ragazzi, vergogna. Allora, altra allenatrice. I've been training in the mountains. Questa si è allenata nelle montagne, pure qui nella foresta. Va bene? Mickey. Con Skarmory. Alla faccia.
Fortunatamente ho Flamethrower che potrà shottarlo molto probabilmente. Però minchia, ne sono già davvero dei Pokémon forti questi, eh. Battaglia difficile, oh guarda, difficilissima. Sootbell è la cocciniglia con Chinella. Con Chinella, giusto? Vediamo se è questa. Quella che aumenta l'amicizia, fatemi vedere. Sì, aumenta l'amicizia, la conchinella allora. Dovrebbe essere questa. E questa la daremo ai Pokémon che hanno bisogno di aumentare la propria amicizia per evolversi. Tipo Eevee, per l'appunto. O anche Pichu. O anche Munchlax. Ne ho un po' di Pokémon che dovrebbero evolversi con l'amicizia. Ci sarà anche Golbat. A meno che si potrà catturare direttamente Crobat, cosa che spero. Ah, qua si può trovare anche Farfetch e Selvatico. Va bene, non mi interessa dato che l'ho già catturato. Qua si esce dalla foresta però, volevo vedere prima cosa c'era dall'altra parte. Fatemi vedere, eh. Vorrei vedere cosa c'era qui sotto, se si poteva andare oltre da questa parte, appunto a sinistra. Un altro Farfetch. Non sembrano esserci altri Pokémon nuovi, quindi. Eevee, Farfetch, Snubbull. Qui no, non c'è nulla, non so perché abbia fatto questa cosa. Magari strumenti invisibili? No, a quanto pare no. Però Farfetch in continuazione. Ma facciamo che un pollo lo arrostiamo, così siamo a livello 22. Così, no, per gradire. Ecco fatto, livello 22. Ricciolo scudo? No, grazie. Non mi interessa avere Ricciolo scudo. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi troviamo. Noctowl? Figo, questo lo prendo. Flamethrower non dovrebbe ucciderlo, infatti. E l'ha pure bruciato, ottimo. Ottimo. Allora, usiamo un Flame Wheel che gli farà meno danno. Oddio, no, l'ho ucciso. No. Probabilmente Noctowl ha molta difesa speciale e poca difesa fisica, perché Flamethrower e Flame Wheel gli ha fatto più danno di Flamethrower. Ed è una cosa un po' strana, dato che ha tipo 40 pp, 40 punti potenza in meno, no, non punti potenza, 40 di danno in meno. Fatemi cercare un ultimo Pokémon selvatico però nella foresta, per favore. Non Farfetch'd, stupido Farfetch'd. Ti arrostisco, guarda, via, non ti voglio vedere. Voglio che riesca di nuovo quel Noctowl, fantastico. Ok, un altro Snubbull, mi sa che ci dovremmo attaccare per questa puntata, eh. Ci dovremmo attaccare molto. Avremmo potuto già concludere la linea evolutiva di Noctowl. Avremmo già potuto farlo. Un Beedrill. Va bene. No, mi sa che non esce niente di interessante qua. Però livello 23 per Cyndaquil. Niente male, dai. Usciamo a questo punto dalla Ilex Forest. Un altro Eevee. Che non ci interessa a quanto pare perché abbiamo già tutti i nidi di cui avremo bisogno. Tutti fatti con le uova. Vai, usciamo dalla Ilex Forest. E siamo arrivati al Pokémon Swap Meet. Direi di andare nel centro Pokémon. Vai. Parliamo a questa ragazzina. Salve. Ci sono così tanti eventi che si stanno svolgendo proprio ora. È così divertente, va bene. Hai provato la competizione dei Tauros? Io ho perso. La proveremo, se ce ne sarà l'occasione, nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un bel mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!